Paolo Triani, come sta procedendo l'avvicinamento verso il convegno di Firenze che ormai è prossimo? Ma direi che sta procedendo intensamente, nel senso che le diocesi si stanno preparando al convegno ecclesiale che ormai è imminente, anche il gruppo di preparazione, il comitato si è già ritrovato proprio per curare gli ultimi aspetti e siamo appunto in preparazione, una preparazione intensa perché il momento del convegno ecclesiale vuole essere anche poi sulla scia del sinodo della famiglia un momento importante di discernimento per la Chiesa italiana. La Chiesa italiana che, diciamo così, come arriva a questo appuntamento? Forse c'è il rischio che si arrivi un po' distratti appunto dal sinodo e dal Giubileo della Misericordia. Sì, da un punto di vista pastorale c'è questo rischio, ma in realtà c'è anche una bella concomitanza di eventi, nel senso che il sinodo sulla famiglia ci ricorda come l'uomo per la fede cristiana si costruisce sui legami e il Giubileo della Misericordia ci ricorda che il nuovo umanesimo, l'umanesimo in Gesù Cristo non può essere che un umanesimo della misericordia. E quindi il convegno ecclesiale sta in mezzo a questi due grandi eventi come un momento importante per la Chiesa italiana di riflettere su come oggi come cristiani possiamo prenderci cura dell'uomo nel suo cammino verso l'autenticità. Un'ultima cosa, si passa dagli ambiti ai verbi. Ma sì, c'è una forte continuità perché al centro c'è la persona, al centro della pastorale. Gli ambiti ci ricordano le dimensioni che vanno, come dire, coltivate per mettere al centro la persona. I verbi vogliono dire uno stile pastorale.